Allenja è curiosa, Allenja è sorriso. Vieni con me, vieni con me. Con te per conoscere insieme in un modo diverso il bello che c'è, il bello che c'è. LNJ, ma chi sei? LNJ, ma ci sei? LNJ, luce e gioia. LNJ, è con te. LNJ, è qui con me. LNJ, che cos'altro? LNJ, tu con lei. LNJ, ma chi è? LNJ, eccola qui per te. La 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 la. LNJ, ciao. Cosa è successo che sei così di buon umore? Io di buon umore? Ma mi sembra di essere come al solito. Perché pensi che sia di buon umore? Ma non so, sei arrivata canticchiando, poi hai uno strano modo di fare. Ma può essere. Non noti niente di diverso? Hai cambiato gli occhiali! Ma no! Come non vedi? Ho un vestito nuovo! Ah, non ci ho fatto caso! Scusa, è bellissimo! Vi piace? Che ve ne pare? Non è bello? Ho anche un bel fiocco rosa qui davanti! Sì, LNJ! È molto carino, ti sta proprio bene. Sono stra, mega, enormemente felicissima. Mi piace proprio tantissimissimo questo vestito nuovo. Ma mica l'ho comprato, sai? Ah, no? No, l'ho ricevuto in regalo. Ah. Ho chiesto a Gesù se potevo avere anche io un bel vestitino come il tuo. E mi è arrivato per provvidenza. Ah, sono contenta. Il Padre del Cielo sa sempre ciò di cui hanno bisogno i suoi figli e manda la sua provvidenza a tutti coloro che cercano il suo regno. Hai capito, LNJ? Sì, sì, ho capito. Mi piacerebbe raccontare qualcosa di più su Dio ai bambini che ci stanno guardando, sai? Ma in che senso? Cioè, forse si chiedono chi è Dio, come si chiama, com'è la sua voce, quanti anni ha? Forse hai ragione, LNJ. Dai, raccontiamo qualcosa di più su Dio a tutti coloro che ci stanno guardando, con un bel gioco. Sì! Quale gioco? Possiamo provare a spiegare delle caratteristiche di Dio attraverso delle similitudini riferite a cose che conosciamo bene. La cosa importante da ricordare è che Dio è molto più grande rispetto alla nostra mente umana ed è completamente diverso da tutto ciò che esiste in questo mondo. Proviamo solo a parlare di alcune sue qualità pensando alle caratteristiche delle cose materiali della Terra. Siamo pronti? Prima domanda. Qual è, secondo te, il mestiere più adatto per Dio? Io lo so, io lo so! L'inventore! Lui, infatti, è il creatore del cielo e della terra e di tutte le creature che sono in essi, come gli alberi, gli animali e gli uomini. Ha creato dal nulla tutto quello che vediamo e anche quello che non ha un corpo materiale, come gli angeli. Tutto quello che esiste ci dice la grandezza di Dio, che è veramente una grandezza enorme, più di una balena, più di un pianeta, più dell'intera galassia. E tutto è stato creato per noi e per farci partecipare alla sua felicità. E poi Dio ha creato anche le fragole. Le fragole? Che c'entrano le fragole? Le fragole sono buonissime. Dai, LNJ, andiamo avanti. Seconda domanda. Qual è, secondo te, il giorno della settimana più adatto per Dio? A questa rispondo io. Non solo uno, ma tutti i giorni della settimana. Nel libro della Genesi si racconta che Dio ha creato ogni creatura in un preciso giorno della settimana. Il primo giorno egli separò la luce dalle tenebre, creando così il giorno e la notte. Il secondo giorno fu creato il cielo
per separare l'acqua del mare dall'acqua della pioggia. Il terzo giorno Dio raccolse l'acqua del mare in un solo luogo e creò la terra asciutta, dove crebbero gli alberi e le piante da frutto. Il quarto giorno egli creò il sole per illuminare il giorno e la luna e le stelle per illuminare la notte. Il quinto giorno furono creati i pesci che nuotano nel mare e gli uccelli che volano in cielo. Il sesto giorno Dio creò tutti gli animali della terra, i piccoli e i grandi, e decise di fare l'uomo a sua immagine e somiglianza e di metterlo a capo di tutta la creazione. Il settimo giorno Dio si riposò e benedisse tutto quello che aveva creato. Terza domanda. Qual è, secondo te, il nome più adatto per Dio? Questa è un po' difficile. Fammi pensare. Ah, ho trovato! Più che un nome sarebbe una frase. Io sono colui che sono. Infatti, è così che Dio si presenta a Mosè quando gli chiede come si chiama. Dio c'è sempre, è eterno. Non ha un inizio e una fine. C'è sempre stato e sempre ci sarà. Quarta domanda. Qual è, secondo te, l'animale più adatto per Dio? Non la so. Ti aiuto io, Ellen J. Sarebbe un leone. Molte volte si dice che il leone è il re della foresta, colui che sta a capo di tutti gli animali, è forte e fa rispettare la legge della foresta. Dio è un po' come il leone, è il sovrano del cielo e della terra e tutti sono chiamati a rispettare le sue leggi, perché sono il nostro bene. Dio è come un papà che sta a capo della famiglia, dà regole sagge e giuste, affinché tutti i suoi figli le possano rispettare, per vivere nella felicità. Quinta domanda. Qual è, secondo te, la persona più adatta per rappresentare Dio? Il papà, anzi no, la mamma, anzi no, è l'amico del cuore. Secondo me tutti e tre. Ah. Dio è la persona a cui puoi raccontare tutto, ma proprio tutto della tua vita. Lui è interessato a te e gli piace tantissimo ascoltarti. Immagina che quando racconti qualcosa al papà o alla mamma, lì c'è anche Dio che ti sta ascoltando con due orecchie grandi grandi per non perdersi nemmeno una parola. Io gli racconto sempre un sacco di cose. L'altro giorno, per esempio, gli ho raccontato di quando sono andata a casa di una mia amica di scuola e ci siamo divertite un sacco giocando insieme. Eh già, Dio è proprio un buon confidente e se lo ascolti bene dà anche ottimi consigli. Sesta domanda. Qual è, secondo te, l'oggetto più adatto per rappresentare una caratteristica di Dio? Vediamo, forse un albero, oppure un regalo, oppure un libro. Per me è un ombrello. Un ombrello? Ellen J., che cosa utilizzi per ripararti dalla pioggia? Uso il mio ombrello colorato con i cuoricini rossi. Ecco, esatto. Dio è come un ombrello che ti ripara e protegge da tutti i pericoli e le cose brutte, da quello che ti fa paura, come il buio o rimanere a casa da solo. L'importante è che tu ti affidi a Lui e ti metti sotto la sua protezione. Settima domanda. Qual è, secondo te, il suono più adatto per la voce di Dio? Secondo me è la risata di un bambino. Di un bambino? Ma la voce di un bambino è troppo giovane per Dio. Ma no, va benissimo invece. Dio non è mica vecchio. Dio è eterno, non ha tempo ed è giovane perché si meraviglia come fa un bambino di fronte a qualcosa che non ha mai visto. Lui è felice di stare con i piccoli, proprio come mamma e papà sono felici di stare con i loro bambini. E poi ha tantissimi sogni e desideri come noi, anche se quello più grande è quello di vederci felici.
è il Dio della gioia di vivere. Ottava domanda. Qual è, secondo te, il colore preferito di Dio? Boh, ci sono tantissimi colori. Non saprei quale scegliere. Ma non serve scegliere. I colori preferiti di Dio sono tutti quanti. Il giallo della vita, il bianco della luce, il verde della speranza, l'azzurro del perdono, il rosa della bontà, il viola del mistero, l'arancione della forza. Dio, come un pittore, li utilizza tutti e li usa per realizzare la nostra vita in un modo meraviglioso. Ognuno di noi, allora, è un quadro di Dio veramente bellissimo. Avete capito, bambini, quanto Dio sia grande? E noi vi abbiamo raccontato solo alcune cose su di Lui. Sì. Ora tocca a voi scoprire piano piano l'infinitissima meraviglia di questo Padre che ci ama tanto. Se doveste riassumere tutto quello che avete detto su Dio in una parola, cosa direste? Dio è amore. Per amore, Dio ci ha regalato questo mondo con tutto quello che c'è in esso. Per amore Dio non ci abbandona, anche se noi non lo pensiamo e lo allontaniamo. E per amore ci ha donato la vita eterna per mezzo di suo figlio Gesù. Per amore Dio ci ha donato lo Spirito Santo che abita nei nostri cuori, per farci sperimentare lo stesso amore che lo unisce a suo figlio. Wow! Mi sento così piena di energia che non sto più nella pelle! Mi metterei a cantare e ballare! E allora cosa aspettiamo? Abbiamo una canzone fatta proprio per noi. Cantiamo e balliamo insieme! È buono, è silenzioso ovunque. Ma chi è? È confidente, un inventore assai. Ma chi è? E anche se tu non lo vedi, lui c'è. Puoi dirgli tutto, lui non ti interrompe mai. Ma chi è? Non lo so. Ma davvero? Ma chi è? È Dio Padre, Dio Creatore, Dio Amore, che tutto vede, tutto già sa. E se apri gli occhi e guardi bene, sai, vedrai, che il suo amor per te scoprirai. Abbraccia che come ombrello ti proteggono. Ma dai! È forte perché ciò che dice fa. Sì, lo fa! Ha il cuore grande che ama tutti gli uomini. Si meraviglia, si stupisce, si fa piccolo. Piccolo, piccolo. Eh sì! Il piccolo non marcia in più. È Dio Padre, Dio Creatore, Dio Amore, che tutto vede, tutto già sa. E se apri gli occhi e guardi bene, sai, vedrai, che il suo amor per te scoprirai. Come un pittore lui dipinge la vita, mille colori perché sono mille mila i raggi che dal suo cuore arrivano al tuo. Ma che cuore? Ma chi è? È Dio Padre, Dio Creatore, Dio Amore, che tutto vede, tutto già sa. E se apri gli occhi e guardi bene, sai, vedrai, che il suo amor per te scoprirai. È Dio Padre, Dio Creatore, Dio Amore, che tutto vede, tutto già sa. E se apri gli occhi e guardi bene, sai, vedrai, che il suo amor per te scoprirai. Ellen Jay è curiosa, Ellen Jay è sorriso. Vieni con me,
con te per conoscere insieme in un modo diverso il bello che c'è, il bello che c'è. LNJ è con te. LNJ è piccola ma crescerà, dolce e ti rasserenerà, è vispa e furbetta. LNJ è gioia e luce porterà. LNJ, che cosa aspetti, accoglila. LNJ ti abbraccia di già. LNJ è con te. LNJ è con te.